per tutti gli italiani. Ma veniamo finalmente ai veri protagonisti di questa giornata, i candidati. Ricordiamo che il premio Arete consiste in 6 categorie: la comunicazione d'impresa, comunicazione pubblica, comunicazione sociale, comunicazione finanziaria, comunicazione interna e media. Torino Social Impact è una piattaforma snella, leggera, sostanzialmente è un manifesto a cui chiunque può aderire sottoscrivendo semplicemente una serie di impegni, come appunto promuovere il valore dell'impatto sociale. Questo ha fatto sì che nel tempo a questa piattaforma hanno aderito oltre 220 entità. Li chiamo entità perché sono le più diversi tipi di organizzazioni. Si va dalle grandi fondazioni bancarie alle fondazioni di famiglia, alle fondazioni di impresa, alle aziende profit che vogliono però occuparsi di corporate social responsibility, alle aziende e associazioni del no profit, le cooperative e non solo. Quindi davvero una varietà, una moltitudine di enti e organizzazioni, società che trovano in questa piattaforma una rete di connessione, l'opportunità per costruire assieme progetti, ne sono già nati diversi all'interno di Torino Social Impact e proposte, suggerimenti, idee anche per la modifica della legislazione. Stiamo lavorando ad esempio sugli appalti sociali, altri temi su cui stiamo lavorando sulla borsa sociale, cioè trovare un mercato in cui le aziende siano quotate non solo per i profitti, ma anche per le ricadute sull'impatto sociale sul territorio. E un altro tema su cui stiamo lavorando, la valutazione dell'impatto sociale. Abbiamo un corso che è oramai alla terza edizione, che ha formato più di 200 persone che hanno pagato per essere formati sui temi della valutazione dell'impatto sociale. Tutto questo mondo, tutta questa piattaforma è gestita e organizzata dalla Camera di Commercio con il supporto di compagnie di San Paolo e appunto è stata creata oramai 5 anni fa e continuano ad andare avanti pensando appunto a nuove traiettorie, di nuove sfide per il